È stato trovato l'accordo, il punto vaccinale resta al COTMA di Rosciano, è quanto emerso questa mattina al termine di una riunione che ha visto la partecipazione dell'ASUR, dell'ambito territoriale sociale 6, di alcune associazioni del primo cittadino di Fano e di sindaci e vice sindaci dei comuni limitrofi. Nei giorni scorsi, infatti, si è ipotizzato uno spostamento dell'hub a Marotta di Mondolfo a causa della mancanza di volontari che per 8 mesi hanno garantito gratuitamente assistenza alla popolazione. Il problema stava non solo nello sforamento del monte oreanno relativo ai servizi svolti, ma anche nell'assenza di rimborsi. Ora però, dalle economie dei servizi sociali, il Comune di Fano mette in campo 18.000 euro per far fronte a questa esigenza. Beh, intanto è emerso che questa collocazione per il centro vaccinale, come lo logistica è il migliore che ci sia nel territorio, che c'è collaborazione, quindi è un altro elemento importante. Poi vorrei fare chiarezza perché oggi, in questi giorni, sono state dette tante cose, che si pagano i volontari sono volontari e chi vi parla è chi è una persona, oggi faccio il sindaco ma vengo dal mondo del volontariato e lo conosco molto bene, quindi colgo anche adesso l'occasione di ringraziare tutti coloro che fanno servizi di volontariato. Proprio ieri e l'altro ieri abbiamo visto la situazione a Ponte Sasso e Marotta, cosa vuol dire avere dei volontari sempre a disposizione, quindi intanto va detto grazie. E il problema che era sorto era proprio per questo aspetto di coprire delle spese vive che ci sono, che non è giusto che siano a carico delle persone che vanno a prestare un'opera di volontariato. Per questo, ha proseguito il sindaco, Fano, che tra l'altro è il comune capofila dell'ambito sociale 6, metterà a disposizione il contributo. Ci siamo fatti carico di garantire alcune risorse per coprire queste spese vive, questi costi vivi di gestione, e che garantiscono fino ad aprile. Poi ci saranno, come giusto che ci siano, anche dei ristori da parte delle risorse messe a disposizione dalla regione, però per quello che riguarda il problema di adesso la gente deve stare tranquilla, ma io non ho mai avuto dubbi. Alcune volte è più la confusione che si fa rispetto al problema, però ancora una volta abbiamo dimostrato che quando ci sono poi questioni da affrontare ci siamo e le risolviamo. Soddisfatto anche il presidente del CB Club Mattei Saverio Olivi. È un piccolo rimborso, ha precisato, ma che permette di coprire almeno le spese sostenute dai volontari per recarsi con la propria auto nella zona del COTMA. Ci sarà anche un rimborso fra questo per le associazioni che comunque hanno le assicurazioni e le divise e quant'altro, parliamo di 15-20 euro al giorno a volontario, che una parte rimarrà all'associazione e una parte al volontario. Questo chiedevamo, non di più, non un compenso come scrivono in tanti che la protezione civile non è più presente perché vuole essere pagata e non la pagano, ma chiediamo un rimborso, ci è stato concesso, adesso ci vedremo fra noi, che come associazione è stata scelta nell'ambito della riunione come associazione capofila, con i referenti di volontariato in pratica dei gruppi comunali dell'associazione Alessandro Capucci o del Comelino Melini, insieme faremo un calendario, chiederemo le disponibilità alle associazioni come sono la propria disponibilità ai gruppi comunali, metteremo giù un calendario e lunedì pensiamo di essere presenti almeno con 3 volontari, così da ritornare a dare quel servizio per un minimo di rimborso spese e non contribuire noi con i propri soldi alla riuscita in pratica del sistema.